a chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme. A tutti voi auguriamo un anno di sorrisi. Buone feste da Dentec Clinica Dentale. L'Associazione Culturale Confidea, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Ginosa e la collaborazione dell'Associazione Alice Puglia Onlus, ha dato vita questa mattina ad una innovativa manifestazione di livello territoriale, una giornata dedicata alla prevenzione e allo screening dell'ictus cerebrale. L'iniziativa si è svolta presso il Museo Civico di Ginosa Santa Parasceve. Numerose le presenze a testimonianza di quanto l'argomento sia sentito. Alice è l'acronimo di Associazione per la lotta contro l'ictus cerebrale. Noi siamo attivi ormai da un decennio come Alice Puglia e siamo federati ad Alice Italia Onlus, che è questa associazione che si interessa soprattutto di far arrivare alla gente il discorso della prevenzione su questa malattia. L'ictus cerebrale è una malattia invalidante. Vengono colpiti circa 200.000 persone all'anno in Italia. Quindi noi, a livello di volontariato, nelle nostre associazioni ci sono volontari, ci sono medici, ci sono fisiatri, ci sono i parenti dei pazienti che formano queste associazioni. Bene, noi siamo ultra contenti che un'associazione di Ginosa, un'associazione di giovani di Ginosa come Confidea, ha organizzato per il secondo anno consecutivo questa iniziativa di screening pubblico, uno screening pubblico gratuito alle persone di Ginosa. Con il supporto di Alice Puglia Onlus, con i suoi medici, con i suoi volontari, ma soprattutto noi ringraziamo l'associazione Confidea, con i nostri amici Nicola Bozza, Nicola Muro, insomma tutti gli altri, perché loro stanno portando avanti un discorso che doveva essere portato avanti dalle istituzioni, ma invece le istituzioni devono essere inseguite su questo cammino, su questo problema dell'ictus cerebrale. È una cosa importante che noi vogliamo far capire alla gente quali sono i sintomi, soprattutto i sintomi dell'ictus cerebrale. Ecco, e se una volta riconosciuti i sintomi le persone riescono a raggiungere il pronto soccorso attraverso il 118, il pronto soccorso entro le 3 o 4 ore, riescono anche a salvarsi da questa malattia. Sono Nicola Muro, un membro dell'associazione Confidea, insieme a Raffaele Malagnini e Nicola Bozza, nonché organizzatori di questo evento, ovvero della giornata di prevenzione e screening contro l'ictus cerebrale. Per il secondo anno abbiamo riproposto, di nuovo nuovamente organizzato questo evento. Perché l'abbiamo riproposto? L'entusiasmo dei giovani contraddistingue in questa giornata, anche perché i protagonisti sono proprio loro, tutti studenti di medicina, professioni sanitarie e farmacia. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Alice Puglia Onlus, provenienti da Galatina, che ci hanno supportato insomma, per il secondo anno, e hanno fatto sì che questo evento possa realizzarsi. Un ringraziamento speciale e doveroso è da fare alle istituzioni, al comune che ha patrocinato questo evento e soprattutto al nostro presidente, al presidente di Confidea, l'avvocato Paolo Clemente. In questa giornata abbiamo appunto, come ha detto Nicola, riproposto questa iniziativa, bella iniziativa. Sostanzialmente quello che andiamo a fare è andare a misurare glicemia e pressione arteriosa, macchinette appunto per la pressione arteriosa che sono in grado di rilevare eventuali fibrillazioni atriale, fattore di rischio fondamentale appunto per l'ictus cerebrale. Il nostro obiettivo è quello di ripetere l'evento negli anni che seguono, in modo da riuscire a fare uno screening a livello quinquennale per la popolazione ginosa, in modo da determinare quali sono i soggetti più a rischio e quali meno per quanto riguarda appunto l'ictus. A chi ama stupirsi, a chi ama gioire, a chi ama stare insieme, a tutti voi auguriamo un anno di sorrisi.
buone feste da Dentec Clinica Dentale.